Il concerto Megal Candelai avrà luogo. La polizia ha trovato il furgone della cantante napoletana che questa sera si esibirà con il suo gruppo per la terza fase del Vesudia Tour. Il veicolo, rubato ieri sera nel parcheggio hotel nella zona San Lorenzo, è stato rintracciato in via Costantino, a Cardillo, abbandonato nel mezzo della strada. L'artista, un ex membro del 99 Posse, aveva lanciato appello tramite i social media, che aveva chiesto una mano per trovare le merci rubate in modo da poter garantire la condotta dell'evento stasera. Meno un'ora fa la stessa Meg aveva rassicurato i fan dicendo che concerto, grazie al contributo amici e organizzatori, si sarebbe comunque tenuto. Nel pomeriggio, il proprietario della famiglia Candelai, Fabio Schillaci, ha presentato una denuncia alla stazione polizia, avviando le indagini. Poche ore dopo, gli agenti della stazione polizia San Lorenzo sono riusciti a identificare veicolo che i ladri, forse temendo avere cose calde in mano, avrebbero potuto preferire partire per strada. Sebbene possano averlo lasciato lì per recuperare più tardi, sono senza parole. Ho scritto Meg più tardi e grato a tutti coloro che hanno condiviso il post, ci hanno commentato o scritto in privato. Abbiamo raccolto un degno di nota. Ma soprattutto ringrazio Stazione San Lorenzo, la Stazione Polizia Palermo e tutta Stato. Grazie anche a coloro che, amici e organizzatori, hanno lavorato per poter fare comunque il concerto di stasera. Non sarebbe stato giusto privare Vesudia e Palermo della musica. Allora, ci vediamo presto, e chissà se Meg, oggi, non ha sorriso al pensiero di dover andare alla stazione di polizia per essere detto signora, un documento.